Bella a tutti ragazzi, io sono Velax. E io sono Phoenix. E oggi siamo qui con un saluto un po' più diverso da parte mia, da parte di Velax, no, e da parte di Phoenix, no. Scusate l'entusiasmo hot. Ma detto ciò, passiamo a questo? Quale episodio siamo arrivati? Questo è l'episodio speciale per Rotus Network, Velax. Scusatemi. Sono davvero confuso in questi momenti. Quindi salutiamo Otros Network con un saluto. Ciao Otros. Ciao Otros. Grazie, se caricherai questo video. Grazie, ti ringraziamo. Siamo su PES, io contro Velax, io mi prendo il Real Madrid e lui si prende, non so. Allora, io prendo il Cagliari. No, no, aspetta, non voglio fare squadre italiane perché sennò. Allora, io prendo. Che cavolo di squadre sono queste? Questa allora, la Liga Spagnola. Ricordiamo allora, che Velax non capisce niente vai. Di calcio. No, vai, prende Barcellona che. No, già l'abbiamo fatto quello. Vabbè, però mettiamo Barcellona così almeno siamo più. Ok, ok, allora calcio d'inizio. Calcio d'inizio, zio. Partito da mezz'ora all'uno, mi pare. No, scherzo. Ma no. Wembley Stadium. Attenzione, è impossibile. Velax con il Barcellona, Phoenix con il Real Madrid. Siamo qui per una grandissima puntata per voi e per grandi fail da parte mia, ovviamente, perché io non gioco mai a PES, anche perché non ce l'ho, quindi. Lui non ce l'ha. PES. Perché lui la FIFA. Sì, di essere distrutto. Di essere distrutto. La palla è tua. Lo sapevo. Allora, oh, merda. Aspetta, allora, ripassami i comandi, quindi. Io non li so i comandi. Con X si passa? Sì. Allora, ok. No, però. Oh! Attenzione, nessuno commenta perché è troppo difficile questa partita. Una partita combattuta da grandi guerriglieri come i Guelfi e i Ghibellini nelle lotte del 1266 con Dante. Va bene, Dante, troppa, no, troppa allora, ora, tua. Sì, dovremmo commentare perché comunque sembra. Attenzione! Ozzy! Attenzione, Ozzy! Ozzy, sbaglio! No! Golazzo 2! Ozzy! 1-0! Sono felice per Phoenix, ma sono triste per me. Va bene, comunque andiamo avanti. Per questa sconfitta. Giusto? Certo. Certo. Certo, l'ho visto. Certo, certo. Attenzione, secondo Messi. Me faccio passaggi troppo veloci, tu. Sì, perché tu sei molto veloce anche a fare cross. Video. Attenzione, che dire. Palla per no, Benzema. No, filtrante. Benzema. Attenzione, Ronaldo. Vediamo Diesel. Diesel. Benzema, Diesel. Allora, è un passaggio molto. Non l'avessi capita. Beh, adesso ci spiega cosa ha detto. Allora, alcune volte faccio delle battute davvero squallide. Attenzione, no. Ronaldo. No. La parata di il crapettone. No, ma perché la tiri di là? Ma che. Intanto vediamo che il regalo azzeccatissimo per l'anniversario alla moglie di quel giocatore che non. Ora non ricordo il nome, no. Ah bravo, pensavo che avevo premuto X. Hai pensato male. Basta zio. No, non fa. No. Oh mio dio, si vede che. Guarda, non so proprio giocare su PES. Meno male che quando giochi tu perdiamo sempre, ora almeno vinci qualche volta, no? Eh sì, che ridere. Intendo qualche risata di Phoenix. Una risata ironica? No. Ovviamente tutte le risate sono ironiche. Perché sennò cioè erano erotiche. Dovevamo pensare. No, ma che cavolo fa? Ti sbalzo di nuovo. Piqué, fidanzato di Shakira, Sergio Busquets, fidanzato alla morte, Xavi, fidanzato di. Marcelo, il giocatore reale, infatti si sono scontrati. Ma perché prima? La passo dietro? Ma. Perché tu lo vuoi dietro? Il pallone, ovviamente. Benzema, Piqué, ancora Piqué, Chabellon, Messi. Niente, Ronaldo. Non riusciamo a concludere niente. Li trolla tutti. Barcellona.
Attenzione, un passaggio per Benzi. Fuori gioco. Prendiamoci un po' di... Allora, Phoenix, secondo me dovresti prenderti qualche medicina contro questo mal di gola aggressivo. Golia Active Plus. Attenzione. Entrata. Ovviamente potete seguire tutte le nostre puntate di PES sul nostro canale, che spero che gentilmente Autos Network metterà in descrizione, che si chiama Awesome Video Games Channel. E niente, è questo. È giusto, perché siamo già... Allora, sul canale quarta abbiamo puntata. Fatto il quarto episodio. Questo quindi attenzione, dovrebbe Benzema. Essere... Sto dicendo, dovrebbe Ronaldo, essere il quinto. Ronaldo! Ma perché? Ma Ronaldo! Perché? Ronaldo! La palla non entra, Ronaldo! Ronaldo! No! Ancora! Che dirà? Pedro! Attenzione! Attenzione, Pedro! Pepe! Iniesta! Il mio fedele Alexis Sanchez! Amico! Attenzione, Messi! No! Fuori gioco! Sì, vabbè! Scorretto questo! Ok, aveva ragione! Super bene, fuori gioco di Bela! Vabbè, oh, però... cioè, che dire? Che dire? Allora... Ora mi hai messo in testa che dire, perché dico sempre che dire. No, Pedro! Fugge! Tente il gol! Fuori. No! Allora, spero in qualche atto terroristico ai danni di Pedro. Però appunto, perché... Cioè... È davvero un brutto momento. Momento fa scivolare. Attenzione, un fail. Li trolla tutti. Pepe, che condisce bene tutto, la passa per lo zio Ronaldo li trolla tutti. Ronaldo ancora, lui Ronaldo è un putol Puyol, un figlio di Puyol, lo prende per Pedro Cuyol. Pedro che viene fermato, ma continua a cavalcare il cavallo trottolante, che la palla manda fuori. Ma vediamo questo qui, che non riesco a vedere come si chiama. Oh, meno male. Oh, ma merda, sono davvero sotto pressione in questi momenti, in questi istanti, perché sto rischiando la vita a causa di una scommessa non molto leale. Attenzione, Ronaldo. Questo Ronaldo, Ronaldo, dobbiamo tranciare le gambe. Ronaldo, ma non ci riusciamo. Fuori. Oh, meno male. Tanto Ronaldo con la faccia da terrorista islamico pakistano. Anche se non so se il Pakistan si trova. No, non posso. Ah, che culo. Ah, sono felice ora. Ma non per molto, dirà Phoenix, perché intanto Iniesta per Pedro, che si sbaglia clamorosamente per Benzi. Fuori gioco. Viene fermato Benzema da qualche benzinaio. Fuori luogo, fuori gioco. Intanto palla per Iniesta, che la passa Pedro, attenzione, il passaggio Xavi. No, fermato, no. Messi Casillas, che riesce a infrangere tutti i miei sogni. Marcello, attenzione, Ronaldo se lo gioca. Ronaldo, le finte, Ronaldo prendiamo un'altra scivola. Li trolla tutti, ma non lui. Che dire? Oh zii! Tetto il gol dalla distanza, ma non ci riesce ovviamente, perché... Oh, che culo! Mi sbaglio sempre a premere il quadrato, il cerchio, al posto della... Cioè, sì, ok. E finisce qui, credo, il primo tempo di Barcellona Real Madrid. Senza spazio pubblicitario oggi, come la scorsa puntata, perché questo qui è un'esclusiva, quindi siamo... Cioè, siamo come su qualche canale pagato, no? Quindi andiamo avanti. Andiamo col secondo tempo, prendendo X. Ovviamente sul nostro canale non giochiamo io contro Velax, ma giochiamo io contro un altro utente online, un casuale. Qualche altro
demente che gioca contro di noi. Sì, sì. E Phoenix puntualmente perde. Non sempre. Sì, non sempre perché... No, certe sempre, volte sempre, pareggio. Sempre. No, ma perché... Animale. Attenzione, torna indietro. Messi, Xavi, Sanchez, attenzione, attenzione. Tete gol. Oh, golazo di Barcellona per fregare la battuta a Phoenix. E si pareggia 1-1 contro quella merdaccia di Real Madrid condotta da Phoenix. Oh, Link, dammi il joystick. Ah, ecco, ora gioco. Allora, Link, per chi non lo sapesse, perché non credo che lo conoscano, è un deforme con le... è un deforme. No, stiamo scherzando. Allora, è un nostro amico che salutiamo, ovviamente, che faceva prima lavoretti i domestici, cioè faceva commentary in casa altrui. Veniva sempre in casa mia o a casa di Phoenix. Benzema per Ronaldo. No, sì. Più o meno, perché ora è angolo, calcio d'angolo, credo. Attenzione, okay, adesso okay. Vedrete okay. la tecnica di Phoenix per i calci d'angolo. Passaggio. Una tecnica che conosce benissimo Belax, grande però, Belax. Passaggio, niente. Messi per Pedro. No, attenzione, li trolla tutti. Che dira. No. Fallo. Questo ha davvero la faccia da kebabaro, questo. Chi è Alonso? Mm. Ma adesso impressione per il tour di Formula 1. È arrivato secondo quest'oggi. Allora, vediamo se riesco a tirare decentemente, anche se non andrà in no. Peccato. Va bene, non fa niente perché... so che finirò qualche altro gol. Vediamo se riesco a fare un golazo. Non ci riesco purtroppo, ma questa è la vita. Questa è la brutale vita. Attenzione, un culo assurdo. Iniesta. Arbeloa salva il culo al Real Madrid. E stiamo giocando sull'area nemica. C'è l'area nemica. l'area. No. Ok. Attenzione, okay. No, palla a filo. Ozil. Ronaldo. Daniel. Ronaldo. Va a prendere mano. No. Con la sudore. Ronaldo. 1-2. Va benissimo, anche se sono un po' triste, ma sono felice per Phoenix. Intanto tieniti rancore dentro me. Allora vediamo cosa fare. Attenzione, per Ronaldo vincere. No, ancora Ronaldo. Non vogliamo un altro gol, ovviamente. Intanto, il crapettone para tutto, sbagliando clamorosamente. Manda la palla per un altro anniversario di matrimonio alla moglie. Beh, che dire. Xavi, la palla è per Messi. Quel grande lì. No, giocatore, ma Pepe. Ma come cavolo ha fatto a non prendere? Di Maria tira da centrocampo. Ma se segnavi andavo in Svizzera a piedi in stand. Sì, no, in dovrei boxer. Pensare. No, in tanga tigrato. Oh, sexy. I'm sexy e Phoenix pensava al mio passaggio, ma io l'ho trullato. Attenzione, Xabi Alonso, cartellino rosso sicuramente. Ed eccolo qui. Attenzione, cambia la partita. Scherzavo. Grande fantasia di Phoenix. Ok, allora passiamo avanti e vediamo se... Vabbè, che non riesco manco a segnare da qui, però tentiamo.
Tentiamo la fortuna. Niente. Niente. 0-0-0. Nada. 9-9-9. Salutiamo i tedeschi. Intanto abbiamo la palla per Pedro, come sempre. Vediamo se non riesce a raggiungere forse Messi, che tenta un tackle aggressivo ma non riesce a strangere le gambe. Come dire, un lessico calcistico. Sergio Ramos, Benzema. A tranciare le gambe volevo dire, ecco, non mi veniva in mente la parola. Attenzione, un passaggio filtrante che non va perché Dani Alves Presley, quel grande cantante. No, ma attenzione, Pepe, Messi, potevi tirare, Velox. Attenzione, volevo fare qualche azione eroica con Pedro, che mi sembra un nome molto espagnol. Ma andiamo, no, la mia salvezza. Xavi. No. Oh, chissà che gli ha preso, non so. Un attacco cardiaco a Pedro. Guarda, che questo. Ok, andiamo avanti perché è stata davvero una brutta cosa. 31 metri. Tentiamo un gol, ma non riuscendoci ovviamente. Come sempre, del resto, quindi. Che dire. Dai Phoenix, aiutami a commentare perché giocando Benzema. Oh. Giocando siamo presi davvero tanto e quindi non riusciamo a stabilire qualche non so cosa. Attenzione, era questo lo schema? Ma Puyol. E non riesce. Messi vuole fare gol, ma non ci riuscirà mai perché è un grande giocatore. No, Pedro. Attenzione. Calcio di rigore. No. Come ho fatto a sbagliare non lo capirò neanche io per tutta la vita. Purtroppo la sua vita, il problema è che è molto corta, quindi non lo capirà al massimo entro 2 o 3 giorni. Sì, infatti i dottori mi hanno detto che ho solo una settimana di vita. Sì, ma spero che, cioè, dicono che questo medico che mi ha fatto il conteggio dei miei giorni non era molto esatto, e quindi io non credo di morire presto. Velax è morto intanto, però non so come fa a giocare lo stesso. Avrà qualche tic nervoso alle mani. Attenzione, è arrivato Velax, l'ha rotino. Ok, allora, dopo questa battutaccia davvero squallida e questo squello rimane, passiamo a giocare ancora con questo. Ricordiamo che Velax ha promesso di tagliarsi tutti i capelli e i peli del braccio. Se perde del mio terzo braccio. Allora, tentiamo. No! Oh! Ah, Pedro, segna per me! Sì! E pareggio! Il 2-2! I peli sono ancora vivi! Intanto viene massacrato Pedro con un'orgia gay. Davvero ci stiamo ammazzando di risate con Phoenix. Lasciamo in sostanza il gol e andiamo avanti. Dai, batti. Ho battuto. Non ha mai schiacciato. vediamo Iniesta che andava con attenzione perché il sogno di Velax sta per finire. Di Maria non finisce qui, però può finire qui. Ronaldo nemmeno qui. Attenzione, ancora Ronaldo li trolla tutti. Calcio di rigore, non glielo dà. Ozil, tedesco di Ozil. E riusciamo a come dire, come si dice, non mi ricordo. Vabbè. Non so come si dice. Come dice Mourinho, non è problema mio. Non è problema mio, te do testato. No, quello è play. Giusto. No, anzi, quello è Materazzi. Intanto, attenzione, Ronaldo. Salutiamo Materazzi che ci sta seguendo con suo figlio. Ehi, papà. Che vuoi?
Tutto stato. Sto vedendo Austin Vigiciano, non vedi? No, veramente sta vedendo. Ma manco Materazzi, zitta. E infatti, ma tu. Io mi affido a te perché io non ci capisco niente. Però tu... Attenzione, all'ultimo minuto, Phoenix potrebbe segnare. Ma no, non ci riesce. Pedro. Attenzione. Ma non ci riesce. Phoenix vuole segnare la sua porta. Scherzo. E no! Finisce qui la partita 2-2, ma ci sono i supplementari. Beh, allora i pelli di Velax sono ancora in pericolo. Andiamo avanti. Gioca un'altra partita. La partita finisce qui. I peli di Velax sono salvi. Per un pareggio è davvero. È stata una bellissima partita. Davvero. Davvero, Phoenix, è vero. È vero, è vero. No, allora ci sono davvero. Allora facciamo i seri, davvero. Ci siamo davvero divertiti a fare questo. Questa partita. Allora. Saluto a Dotus Network. Ah, grazie di tutto. Grazie ancora. Per averci offerto questa opportunità magnifica. Va bene, allora salutiamoci qui. Ciao ragazzi, io sono Phoenix e io sono Bella. Salutiamo fuori Phoenix. Bella. Ci sentiamo alla prossima.